Buongiorno a tutti dal mio Instapot, siamo qui a registrare il quinto episodio del format serie, la Serie A simulata. Ora vi passiamo subito al quinto episodio dove andremo a registrare la nona decima giornata. Ed eccoci qua al quinto episodio, Serie A simulata. Vediamo la prossima partita che è Brescia Parma. Scusate, devo aumentare la velocità, non devo dimenticarlo. Controllo che vedo di Brescia, siamo sull'1-1, l'1-1 pega il Parma pure al 43, pega il Parma, quindi verso la fine. Andiamo alla prossima partita, Bologna-Lecce, Bologna super in vantaggio, pega il Lecce, gol del 2-1 di Bologna. 2-2-2-3, attenzione! Finisce sul 2-3 per il Lecce, grande partita che ha fatto il Lecce. Il Lecce è in zona Champions League, attenzione, c'è poi il campionato di Lecce. Cagliari passa in vantaggio contro il Verona, clamorosa il raddoppio e Cagliari 2-0. Qua vedremo un'altra sconfitta del Cagliari, sì, Cagliari che fa pericoloso. Vediamo un Inter-Napoli, che il Napoli a quanti punti si trova? Napoli a 9 punti, quindi se vince a 12 insieme all'Inter, quindi lo potremo vedere nelle altre Napoli. Vediamo, andiamo avanti a fine partita tra Inter-Napoli. Napoli passa in vantaggio, pareggia l'Inter. E finisce 1-1 il big match di Inter-Napoli. Vediamo Juventus, scusate, la Fiorentina contro il Sassuolo. Fiorentina-Sassuolo. Passa in vantaggio a Fiorentina. Vince la Fiorentina 1-0. Vediamo Genova-Spal. A Genova si gioca una partita molto importante, Genova, ma poi lo Spal sul 3-1, vince 3-1 lo Spal si porta a quota 11 punti. Vediamo Juventus-Lazio, questa è una partita che la Lazio si vuole allontanare dalla zona retrocessione. La Juventus con una vittoria si porterebbe a quota 17 a parità punti con la Roma, che Verona nonostante abbia perso rimane ancora prima in questa giornata. La Lazio si può mantenere proprio pareggio la Juventus. La Juventus pareggia 1-1 contro la Lazio, arriva a quota 15 punti, potrà essere superata da Udinese Sampdoria? Mi sembra di no, che sono in basso Udinese Sampdoria. Vediamo Udinese Sampo 1-1. Il secondo tempo finisce sull'1-1. Vediamo se il Milan riesce a in casa a fermare la Roma. Uno, finisce sull'1-1 tra Milan e Roma, Torino-Atalanta. Vediamo il Torino cosa riesce a fare. Atalanta passa in vantaggio, pareggio Torino 2-1 Atalanta e vince l'Atalanta. L'Atalanta arriva a quota 12, Milan è penultimo. Il Milan rischia la Serie B. Vediamo avanti, c'è Juventus Parma. La Juventus vuole vincere, però passa in vantaggio a Torino il Parma, attenzione,
raddoppio, il gol dell'1-2 e finisce 2-1 per Parma. Parma si porta a terza. Parliamo Bologna-Torino. Bologna-Torino. Passa in vantaggio Torino e finisce 1-0 per il Torino. Torino si arriva al terza, addirittura superando la Juventus. Cagliari-Brescia, partita molto importante per le zone di salvezza. 3-1 il Cagliari. Il Cagliari si fa meno 1 della Juventus. Sassuolo-Inter. L'Inter con una vittoria si porterebbe a pari col Torino. Vediamo cosa riesce a fare l'Inter. E passa il Sassuolo in vantaggio. Vince Sassuolo. Sassuolo si fa pericolosa. Con 13 punti a pari punti con l'Inter, il Sassuolo spalle Napoli. Vediamo il Napoli cosa riesce a fare contro lo spalle sta diventando una squadra un po' temibile. Vince la spalle si porta 14 punti e supera addirittura l'Inter. Roma Udinese, la Roma dopo aver vinto contro, no, aver pagato contro il Milan, vuole il primo posto e va a vincere contro l'Udinese, una gara a quota 21 punti. Vediamo Lecce-Fiorentina, una gara Lecce, il Lecce addirittura va a vincere 3-1 contro la Fiorentina, si porta al terzo posto. Atalanta-Milan, partita fondamentale per il Milan. Atalanta dopo il gol del Dono e Milan 2-2-2-2-3-3 e finisce 3-3, un altro pareggio per il Milan. Il Milan ha 10 punti. 10 punti, 11 punti distante dal primo posto, troppo difficile per me ribaltare. Verona-Sampdoria, Verona-Sampdoria, una chiara Verona, sarà una vittoria fondamentale per Verona questa. Vince 1-0 però pari punti alla Roma, ma la Roma però è in testa. Vediamo Lazio-Genova, l'ultima partita di questo episodio. Lazio-Genova 2-0 di Genova, 2-1 finisce, sì, così 2-1 Genova si porta a 16 punti, la Juventus a 15 ma meno 6 dalla Roma. Difficile, difficile, ma non impossibile. Si può riuscire per me la Juventus a recuperare i punti persi dalla capolista. Il video finisce qua. Vi invito a mettere un mi piace, condividete e commentate questo video e soprattutto iscrivetevi nei canali Instagram, YouTube e Facebook. Il mio Insta pazzo, qua su Instagram, su YouTube, scusate, siamo a 94 iscritti, mancano 6 iscritti per fare 100 follower, quindi uno dei primi traguardi mi sono prefissato per me arrivare a 100, quindi spero che mi aiutate a contribuire a arrivare ai 100, magari chissà, superarli i 100. Il video finisce qua, vi ricordo Forza Italia in questo momento e io resto a casa, ci vediamo al sesto episodio che uscirà mercoledì 8 aprile. E dunque io vi lascio al prossimo video.